Il 3 di ottobre si è concluso il terzo laboratorio, anzi il secondo laboratorio socializzante estivo per anziani cosiddetti fragili che vivono nelle zone 4, 5 e 6 della città di Milano. Qui sono alcuni partecipanti: Romano, Rita. Rita, e loro non sono certo anziani, ma hanno dato un contributo molto importante, Michela e Ronny, che sono studenti del liceo Allende, che in alternanza scuola-lavoro hanno partecipato al laboratorio e ne è nata una vera e propria relazione, comunicazione intergenerazionale che è stata estremamente utile. Credo che forse qualcosa vi vorranno dire. Allora, abbiamo trascorso settimane in questo laboratorio socializzante insieme ad altri compagni di classe o dello stesso istituto e penso che sia stata un'esperienza molto formativa, ma soprattutto che mi abbia trasmesso moltissima emozione. Sono stata grata di poter condividere con loro questi momenti ed è sicuramente un ricordo che mi porterò per sempre. E veramente è stato un grande onore e loro sono in realtà i protagonisti del laboratorio, noi siamo delle figure a parte, quindi se vogliono dire qualcosa loro di cosa ha significato questa esperienza, cosa ha lasciato. Passiamo da lui che è il più anziano, che ha più cose. Ti hanno svelato l'età. Romano, quanti anni hai? Vedrò, devo decidere ancora. Tanti Ha detto che dopo i 10 non li contava comunque, più. E tanti, tanti, tanti. l'esperienza del laboratorio com'è stata per te? L'asilo, come lo chiamiamo noi. Asilo. È un asilo di anzianotti, direi, più che vecchiotti, anzianotti, ma è un posto meraviglioso. Prima di tutto perché ci sono tante persone brave, amici, e allora si può chiacchierare, conversare un po', raccontare i nostri fatti di un tempo e di oggi. E poi perché, beh, oggi non c'è sole, però siamo all'aperto, via. Grazie Ma ci Romano, porta cioè il sole. Rita. Allora, io ho conosciuto questo centro l'anno scorso con il professor Bruno Andreoli, che ha fatto una gran bella cosa, mi auguro che possa andare avanti ancora, procedere, perché io ho conosciuto questo posto in un momento proprio difficile e mi ha dato una gran mano a tirarmi su. Ho trovato della buona compagnia, dei buoni collaboratori appunto insieme al professore, dei laboratori a diverse azioni da fare, dalla pittura, tante cose belle cose a interagire, dalla ginnastica, socializzare, che è molto importante. Quest'anno si è aggiunto il gruppo un pochino più grande e ci sono state delle cose anche di più dell'anno scorso e quindi non posso che dire un gran bel centro e gran belle cose. Faccio il suo nome, Bruno, perché mi è più facile, la Cinzia di cognome non lo so, ma ci sono tanti che vengono affiancati da loro e che sono davvero bravi, bravi. Grazie Rita. Ronny lo sentirete più avanti nella seconda parte del convegno perché ha realizzato un video di questa esperienza molto breve ma molto significativo dove gli attori sono gli anziani che hanno partecipato al laboratorio. Grazie anche a Ronny.